Bene, buonasera a tutti, se prendete posto possiamo cominciare. Abbiamo il piacere stasera di avere per la terza volta il professor Marius Nenghi, che continuerà questo bellissimo ciclo sulla Grande Guerra. In teoria, anzi non solo in teoria, di fatto questa rappresenta l'ultima lezione di quest'anno, ne riparliamo l'anno prossimo. Sulla carta dovrebbe essere all'Auditorium Santa Margherita, quindi Cafoscoli, ma non è detto. È possibile che il professor Mario Snenghi, vista la buona riuscita in termini di pubblico, di domande, di sollecitazioni, si è in qualche modo affezionato al pubblico dei social Ateneo Veneto e di quelli che gentilmente partecipano a questo, quindi sta ripensando all'idea di farlo in modo alternato e forse tornerà sui suoi passi e verrà a tenerci le prossime lezioni, qua lezioni che entreranno nel vivo della Grande Guerra, perché per chi non fosse stato finora presente ricordiamo che segue un andamento cronologico parallelo 100 anni dopo agli eventi che in questo caso per l'Italia hanno preceduto la Grande Guerra, ma dall'anno prossimo accompagneranno l'entrata in guerra dell'Italia, maggio 1915, maggio 2015. Bene, quindi do la parola al professor Mario Snenghi. Grazie. Sì, il presidente Zucconi ha fatto riferimento al dépliant che tutti avete visto o che potete comunque avere, che dice che all'inizio dell'anno prossimo la terna di incontri che dovremmo fare relativi al 1916 si sposterebbe all'auditorium a Santa Margherita, cioè a Cafoscari, anche se l'auditorium è Cafoscari al tempo stesso è più delle aule volto verso la città. Io non posso arrivare a fare adesso una sorta di referendum e chiedervi, ma tutti mi garantite di essere disponibili a spostarvi a Santa Margherita? Però mi è venuto il dubbio, dico, ma... Perché l'idea, questo dualismo nasce dal fatto che le organizzazioni che stanno dietro il ciclo sono diverse, queste due, anche l'Istituto della Resistenza. E l'idea era di parlare sia alla città che all'università, quindi per questo, come ho fatto nel 2011, i due luoghi. Mi ricordo nel 2011 una certa differenza di pubblico c'era, però mi ricordo anche un'altra cosa, nel 2011 non eravamo qui, eravamo di sopra in Saletta Tomaseo, che significa meno della metà. Allora io ho chiesto ai miei colleghi in questi giorni a Cafoscari, ma... siamo sicuri di questo cambio? Io perdo la città, diciamo così, voi siete la città, senza guadagnare l'università? Devo dire che le risposte non sono state così rassicuranti. Certamente l'orario non può andare bene per gli studenti, perché solo gli studenti veneziani possono finire alle 19:30, i pendolari è escluso, quindi di sicuro, infatti anche nel 2011 cominciamo 2 ore prima. Questo sì. E allora questo può scoraggiare appunto i rappresentanti della città che hanno attività pomeridiane. Vabbè, abbiamo un anno per pensarci. Adesso dobbiamo conquistare Lubiana e se ci va bene anche Vienna. Voi sapete già che non è andata esattamente così. Essendo io tutto fuori che uno storico militare, questa volta mi servirò moltissimo di questo libro che abbiamo scritto a due con Giorgio Rochà, lo storico militare è lui, io copro il resto, la politica, la cultura in senso lato, e lui è il maggiore storico militare italiano, quindi a un certo punto, dopo aver fatto tante cose in comune ma un po' in parallelo, alla fine del secolo scorso ci siamo detti e se unissimo le forze non riusciremmo a fare una cosa più complessiva, una sintesi dopo tanti anni di studi della Prima Guerra Mondiale? E così è stato, perché il libro è uscito nell'anno 2000 e poi è continuato a uscire. Attualmente questa è la quarta edizione, è dal Mulino. Tutto quello che vi leggerò oggi di carattere strettamente militare è quindi di Rochà, anche se, non essendo giovani autori che devono asserire da pagina 17 a pagina 56 è mia,
e da 81 a 128 è di un altro, noi ci siamo divertiti a non distinguere affatto le due parti. Però chiunque conosca minimamente gli autori non ha dubbi su quel che può essere mio e quel che può essere suo, e in rapporto ai contenuti e in rapporto allo stile, perché lui è sobrio, chiaro, comprensibile e io no. Cioè, boh, insomma, sono un'altra cosa, forse sono chiaro quando mi ci metto, ma in un'altra maniera, ecco, completamente diversa, ben lineare. Poi lui parla per cifre e io le incontro solo per caso. Lui apprezza le nozioni, per forza, persino i calibri, e io ho bisogno di andare a scuola da lui. Quindi oggi, ve lo dico fin dal principio, il riferimento è questo, la grande guerra di noi due attualmente dal mulino, ma non sarà la prima citazione, ce ne saranno altre. Il titolo lo sapete già, Nach, verso, in direzione di Lubiana e Vienna. E questa volta siamo in guerra, non siamo prima della guerra. È finita, ma proprio è finita, la discussione. Basta discussione. Adesso chi comanda, comanda, e chi ubbidisce, ubbidisce. Quasi tutti. Questo nello schema concettuale e grosso modo anche nei fatti. No, meno linearmente che nello schema concettuale, naturalmente, come è della vita in genere. Ancora, dalle nostre conoscenze scolastiche sulla Prima Guerra Mondiale, io non so voi, ma a me non era rimasto dentro ben chiaro che fosse stata una guerra di aggressione dell'Italia. Non vogliamo chiamarla aggressione perché ha in sé qualcosa di negativo, diciamo offensiva. Con tutto il discorso di carattere irredentista sulla liberazione di Trento e Trieste, sembrava, sì, psicologicamente si poteva pensare che in fondo fosse stata una forma indiretta di guerra difensiva, si trattava di recuperare il mal tolto. Mal tolto, mal tolto. Abbiamo già parlato di questo. Percezioni che Trieste dovesse tornare all'Italia o Trento dovesse tornare all'Italia, ma percezioni che non corrispondevano a dei fatti, potevano corrispondere a dei processi di carattere culturale, a delle identità, a delle attese, a delle speranze di una buona parte della popolazione e di Trento e di Trieste e di altri centri urbani del Trentino o delle Venezia Giulia, ma nulla di carattere istituzionale, perché Trieste e Trento non tornavano, casomai arrivavano, ma per la prima volta all'Italia. Ma non è una piccola cosa questa differenza di carattere lessicale, corrisponde in realtà a un atteggiamento importante, attacco o difesa. Per una più vasta platea è più difendibile la guerra di difesa che non la guerra d'attacco. Per tutto quello che ha a che fare con l'interventismo liberal-democratico, repubblicano, socialista, riformista, questo è il fronte liberal-democratico dell'intervento, la guerra di liberazione nazionale, di conclusione del risorgimento, non è percepita come una guerra di offesa, ma come una giusta rivendicazione di diritti conculcati da altri che l'Austria, loro sì, offendono, ma non offendono in questo momento qui militarmente, ma per una lunga offesa di carattere storico e per una repressione strutturata in istituzioni, rispetto a cui si fa una guerra in fondo, in senso lato, di carattere difensivo. È psicologia, ma qui siamo davanti alla coscrizione obbligatoria. Quello che uno pensa di fare è fondamentale. Per un soldato di mestiere l'ubbidienza in senso stretto, vabbè, fa parte del sistema. Per un civile a cui si fa vestire la divisa, beh, è importante dargli almeno sommariamente il senso che noi
abbiamo ragione. Un modo per avere ragione è questo, che facciamo una guerra di difesa. Infatti, perché dopo Caporetto la guerra diventa più fattibile? Per diverse ragioni, ma anche per questo, adesso sì, chiaramente è diventata, nell'ultimo anno di guerra, una guerra di difesa. È psicologicamente, non c'è neanche bisogno della politica, è psicologicamente più facile da accettare una guerra di difesa. Ma non era vero nei fatti. E in realtà il piano di guerra, ovviamente a questo punto capovolto rispetto a quello dei decenni precedenti, di Cadorna, prevede di marciare rapidamente verso Lubiana, primo obiettivo, e eventualmente, se tutto va nel migliore dei modi, addirittura in direzione di Vienna. E ancora, alla metà del 1915, è diffusa l'opinione che la guerra possa finire entro il 1915. Che questo l'avessero pensato 10 mesi prima, in genere, passi. Ma continuarlo a pensare 10 mesi dopo, constatiamolo. Per un po' hanno continuato a pensare a questo, che bisognasse affrettarsi anche per questa ragione qui. Salanda e Sonnino avevano atteso, cercando di cogliere l'attimo fuggente in cui l'entrata in guerra dell'Italia sarebbe stata meno pericolosa e maggiormente apprezzata. Era una questione di gioco degli scacchi sul piano diplomatico e militare. A questo punto la decisione è intervenuta. Bisogna liberare la terra irredente. Bisogna, questo è il discorso di tipo legittimazione interventista democratica, dal punto di vista militare, bisogna far valere la presenza che adesso c'è di una nuova potenza che ha ritenuto di poter intervenire in questo momento proprio perché si era di fronte a una sorta di pareggio. E allora questo è il momento in cui si poteva squilibrare un equilibrio e dimostrare visibilmente che l'entrata in guerra dell'Italia cambiava tutto. Beh, è stato molto importante naturalmente per la Francia già nell'estate del 1914 poter sguarnire le frontiere verso l'Italia e utilizzare tutte quelle truppe per resistere contro i tedeschi. Non è una cosa ricordatissima poi nell'opinione pubblica e nella storiografia francese, però effettivamente che non sia scattata la triplice alleanza nell'estate del 14 che l'Italia si sia messa a vedere è un non fare che è già implicitamente un fare a favore di qualcheduno perché è contro qualcun altro. Cioè l'Austria e la Germania si aspettavano un aiuto che non c'è stato, la Francia si aspettava un attacco che non c'è stato. È chiaro che le cose funzionano in maniera rovesciata. Allora, idealmente, dal punto di vista della liberazione di Trento e Trieste, la guerra deve assumere una qualche coloritura offensiva nonostante tutto. Colorata di legittimità, una guerra giusta. È giusta perché si tratta di affermare l'italianità conculcata e repressa di certe terre da sempre italiane e chissà perché invece rimaste fuori dal processo di unificazione. Tra poco vi dirò la seconda dimensione di questo carattere offensivo, che è quella più propriamente militare. Ma prima parto da due citazioni. Questo vecchio libro è di Luigi Gasparotto, deputato al Parlamento, c'è scritto sotto il suo nome. Si tratta del Diario di un Fante. È uscito dai fratelli Treves nel 19, ha avuto un certo successo, questo è il nono migliaio. Qualcuno forse ricorderà Gasparotto come ministro. Lui è il ministro della guerra quando viene inventato il milite ignoto. Quindi è il ministro della guerra della presidenza del Consiglio Bonomi, diciamo il vice Bissolati, il socialdemocratico Bissolotti, il socialdemocratico Bonomi,
primo socialista, sia pure roseo, giunto alla presidenza del Consiglio in Italia. Non aveva l'età per fare volontario, così normalmente parlando, eppure è di quelli che lo fa lo stesso, come Bisolati, come D'Annunzio. Ci prova anche Gaetano Salvemini con minor fortuna, ed altri. Il mio amico Rochat, ogni volta che trova la parola volontario, si insospettisce e dice: «Qual è il volontario?» Tutti quelli che avevano l'obbligo o della leva, perché erano molto giovani, o del richiamo, perché non erano abbastanza vecchi, non potevano presentarsi da volontari. Naturalmente qui è un gioco sulle parole, un mucchio di scrittori intellettuali, se vai a vedere la loro biografia trovi scritto volontario di guerra. Non era vero, perché tutti praticamente avevano 30 anni o giù di lì, quindi avevano obbligo di richiamo. Quindi qui la parola volontario implica un coinvolgimento emotivo, una convinzione che la guerra fosse giusta e il desiderio di parteciparvi. Ma in senso tecnico e militare, i volontari è un'altra cosa. È il diciassettenne o meno ancora, o è il cinquantenne o giù di lì. Bene, Luigi Gasparotto scrive questo diario di un fante e proprio all'inizio ci sono due citazioni da cui voglio partire. Lui parte con la terribile, come venivano chiamati i soldati della territoriale. In certe canzoncine i non appartenenti alla territoriale, questa truppa anziana, cioè ridacchiano ai danni dei territoriali dicendo che il loro fucile non ha avere pallottole, ma quel tappo, sapete, il tappo di sughero legato a uno spago, e che questo sarebbe tutto l'armamento. Non è la così, naturalmente, ma dice che insomma siamo in un'arma collaterale, comunque, divisa e tutto, tutto. Gasparotto comunque racconta di far parte di un reparto di volontari, appunto come lui, anzianotti, molto convinti, che vengono da Roma. Siamo al 17 luglio del 15 e lui appunta questo: abbiamo avuto la visita gradita di amici suoi che dicono, parlando con Gasparotto, sono scontenti dei preti dell'Altopiano. Altopiano è l'Altopiano dei Sette Comuni, perché siamo nei pressi di Velo d'Astico e Piovene, subito sotto l'Altopiano, dove il trenino saliva verso il Cengio, Campiello, luoghi a cui anche la guerra effettiva di Bisolati è legato, perché Bisolati ha avuto una brutta ferita proprio a Campiello. Sono scontenti dei preti dell'Altopiano. Penso con rimpianto ai vecchi preti del Cadore, ai Talamini, ai Volpi, i classici preti cadorini che nella vita non avevano che tre ideali: la chiesa, la caccia, la patria. E pregando, cacciando e cospirando, dove era un povero abbassavano la mano per soccorrerlo, dove era un debole alzavano il braccio per difenderlo. E effettivamente nel 1848-49 la rivoluzione di Manin ha trovato proprio in Cadore notevoli appoggi nel mondo contadino, e dove il mondo contadino si schiera in una certa direzione è probabile che i suoi preti si siano schierati in quella direzione. Quindi il lamento è il contrario, cioè il mondo contadino altopianese, anche se qui siamo più in basso, ma adesso si parla di questo villaggio, non ha rivelato particolari fervori patriottici. Solo che Asiago è a 15 km dal confine di Stato. Molti di voi conosceranno questo confine, che è adesso il confine tra le due regioni, dove c'è l'osteria al termine, che era la dogana. Quindi a 15 km, cioè pochissimo. Allora, cosa pensano i preti, e quindi verosimilmente che cosa pensano i contadini, i pastori, insomma il mondo dell'Altopiano, è importante, perché siamo proprio al confine. «18 luglio.
Davanti al tribunale di guerra è stato giudicato il sagrestano di Rozzo. Rozzo, uno dei più piccoli comuni dell'altipiano dei sette comuni. Vincenzo Slaviero, accusato di disfattismo. Avrebbe detto che l'Austria finirà con uscire vincitrice e che gli operai italiani torneranno colà in Prussia a lavorare a testa bassa. E qui c'è il problema che in certe zone del Veneto, come nel Friuli, molti che avevano campato andando in emigrazione sono tornati, sono appena tornati. E non hanno trovato un lavoro che li aspettasse, non c'era prima e non c'è adesso. Uno degli elementi di crisi economica, ma anche psicologica e di preoccupazione politica è questo, ci sono molte decine di migliaia di disoccupati. Certo, se diventano soldati, ecco, in questo modo il problema è risolto. Però il sottofondo è recalcitrante e mugugnante, perché in fondo non è in Italia, ma è in Austria, in Germania o altrove, che hanno trovato un lavoro nei mesi, negli anni precedenti. La verità è, commenta Gasparotto, che è un interventista liberal democratico, un radicale, ma insomma che vede le cose. La verità è che il loquace sacrestano aveva diffuso una notizia tenuta fin qui segreta. È saltato per un colpo nemico da 305 il possente forte di Verena, seppellendo sotto le sue macerie 45 soldati e 6 ufficiali. Invece di cercare le eventuali responsabilità nei costruttori e nei collaudatori del forte, l'autorità se la prese subito col suonatore di campana di Rozzo. Fu assolto. La dialettica della giustizia, che alla fin fine funziona, forse. In ogni caso, oltre che i poveri sacristani, ci sono anche diversi parroci che in alto piano sono inquisiti, processati, magari non condannati, ma comunque confinati, cioè allontanati da centinaia di chilometri dal luogo in cui potrebbero fare del male. Del male in che senso? Potrebbero continuare a interpretare l'antistato clerico intransigente. Naturalmente questo è presumibile che siano parroci rimasti intransigenti e non diventati clerico moderati. Non i cappellani militari di cui vi ho già parlato, di Cadorna. Una cosa che mi è capitato di studiare qualche anno fa è questa, apro una piccola parentesi, il Sasso è la frazione più povera a qualche chilometro di distanza da Asiago. C'era lì da molti anni un parroco molto clerico intransigente, di vecchio stampo, nato nell'Ottocento, ha fatto il seminario nella seconda metà dell'Ottocento, restava su quelle posizioni che trovava corrispondenti a quella che è la linea generale della Chiesa, perlomeno fino ai primi anni del Novecento. Un suo ragazzo ha la vocazione e naturalmente siamo in diocesi di Padova, va a studiare al seminario di Padova. E quando torna, beh, naturalmente è la gloria del vecchio parroco. Sì, solo che c'è una generazione di differenza. E quindi quando Cadorna istituisce o reistituisce il ruolo di cappellano militare, il giovane prete va a cappellano militare, che significa che compie una scelta di carattere clerico moderato, mentre il suo maestro e il suo parroco rimane clerico intransigente. Allora, questo Don Rossi, che è il giovane, diventa cappellano del primo reggimento dei granatieri, sono quelli del Cengio, dove ci sono anche, questo è il libro di Gianni Stuparic, Gianni e Carlo Stuparic, sono lì sul Cengio, sull'orlo estremo dell'altopiano, famose illustrazioni della Domenica del Corriere, con italiani e austriaci che rotolano giù dai roccioni del Cengio. Bene, questo cappellano per tutta la vita non fa nessuna carriera, finirà in un paesino in provincia di Padova, terrà religiosamente, è il caso di dirlo, la valigia con le lettere che gli avevano mandato i familiari dei suoi soldati del Cengio, quando da ormai qualche giorno o peggio da qualche settimana non arrivavano più lettere a casa. E quindi nasceva il dubbio. Che cosa è successo?
è morto, è prigioniero, è disperso. A chi scrive? La mamma normale o la moglie normale? Al signor capitano? Più facilmente al signor cappellano. Questo cappellano qui ha salvato queste centinaia e centinaia di lettere che sono state pubblicate qualche anno fa. Ma io ve l'ho raccontata non solo per la faccenda lettere, che è comunque pietosa e umana, ma anche per queste due generazioni di sacerdoti d'altopiano in cui passa, sono piccole storie personali, però passa la grande storia. Cioè la linea generale della Chiesa Cattolica in Italia da intransigente diventa transigente, quindi non più l'antistato ma l'appoggio della Chiesa allo Stato, questo filtra attraverso le persone, tutto ciò che una persona è stata magari per 30, 40 o 50 anni. Qualcuno non ce la fa a cambiare a 70 o 80 anni, nel 1914, cambiare linea. Io ho già nominato, mi pare, i tre fratelli Monsignori di Bassano e Breganzi, gli Scotton, che facevano un giornale da tanti anni, si chiamava La Riscossa. Non era La Riscossa della patria italiana, la riscossa della Chiesa contro la patria massonica e sacrilega che aveva fatto il risorgimento senza e contro la Chiesa. Naturalmente appartenere alla generazione giovane facilita il cambiamento di linea. Allora, un altro, siccome ormai essendo l'ultimo incontro comincio a darvi un po' di compiti per le vacanze. Allora, un'altra bellissima fonte è questo. C'era il parroco di Cesuna, siamo sempre in altopiano, Don Grandotto. È uno di questi preti inquisiti, ce ne sono un mucchio in Friuli, dove c'erano più austriacanti, lì c'erano davvero, in altopiano, forse sì, forse no. Certamente c'erano gli intransigenti, non è detto che un intransigente sia anche un austriacante. In Friuli è molto più facile, per ovvie ragioni territoriali. Don Grandotto viene inquisito, processato, assolto, ma confinato lo stesso, si sa mai. Intanto recidi il rapporto con i parrocchiani. E lui scriverà le sue memorie. E qualcheduno, anni fa, dell'Istituto Cimbro di Roana, ha recuperato questo testo e lo ha pubblicato. È molto interessante. E lui chiaramente, questo Don Grandotto, non ha cambiato idea rispetto all'antitesi Stato-Chiesa, ma pretende di essere patriottico non meno degli ufficiali che lo inquisiscono, anche se poi correttezza vuole che si dica che il processo finisce bene. Solo che il patriottismo del clero è quel patriottismo che pensa che sì, certo, l'Italia esista, bisogna essere italiani. Bisogna essere patriottici, ma non c'è nazione italiana che non sia guelfa. Sono i ghibellini fuori posto. La terminologia guelfo-ghibellina non me lo invento io adesso per vezzo. È la terminologia per generazioni. La nazione italiana è guelfa, non può non esserlo. Se il risorgimento è stato invece, in senso lato, laico e ghibellino, e poi l'Italia liberale ha continuato ad esserlo, questo è un errore della storia che va corretto. "27 luglio, è sempre Gasparotto che parla. Partenza per la montagna, anzi per il fronte. La notizia è accolta con entusiasmo dai soldati." Dunque, devono essere dei soldati un po' particolari. Appunto, la territoriale, qualcheduno che ci mette una convinzione aggiuntiva rispetto alla media d'epoca, e come infatti vedremo subito attraverso il comportamento dei contadini del paese più vicino. La notizia è accolta con entusiasmo dai soldati, si fa sosta a Velo d'Astico. I lettori e le lettrici di Fogazzaro sanno esattamente dove ci troviamo in questo momento, nei luoghi proprio di Fogazzaro, e lo dice anche lui, in pieno paesaggio fogazzariano. Alla sera, prima di riprendere la marcia, la musica del 154esimo fanteria suona gli inni patriottici in onore dei partenti. I soldati cantano Fratelli d'Italia, ma la popolazione assiste indifferente. "Fuori le bandiere!" gridano i romani.
di questo reparto di territoriali, ma il paese non ha bandiere. E allora i soldati corrono all'accampamento e ne tornano con un bandierone issato su un'antenna smisurata. L'apparizione spettacolosa è accolta da acclamazioni. Si domanda e si ripete a sazietà l'inno di Garibaldi, l'inno, l'inno per antonomasia. Si batte le mani, si urla. La popolazione, sapete cosa fa la popolazione? Tace. E questo silenzio vuol dire molte cose. Quindi l'entrata in guerra non ha sanato la discussione che ha percorso quei 10 mesi. Naturalmente il dissenso o il mancato consenso adesso diventano più pericolosi, non è più questione di parole. Allora, alla fin fine, guerra offensiva sul piano così della legittimazione ideale, bisogna togliere certe terre all'Austria che ha resistito a farsele togliere diplomaticamente per mesi e mesi, e adesso quindi bisognerà togliergliele militarmente, andando dunque all'attacco. Si deve andare all'attacco perché l'Italia vuole portare via delle terre all'Austria-Ungheria e perché la dottrina militare dell'epoca prevede appunto l'offensiva. E Cadorna è un generale d'epoca, formato nelle caserme e sui trattati militari dell'epoca. Non è diverso dagli altri generali europei che sono intorno ai 60 anni, come lui. Vediamo un po' com'era allora la situazione militare, cioè che tipo di esercito abbiamo di fronte in questo momento e con che esercito austro-ungarico va a scontrarsi. Nel cinquantenario liberale le spese per l'esercito e la marina erano state sull'ordine del 27% del bilancio dello Stato. È tanto? È poco? Vecchie discussioni che si ripetevano da anni. 27%. È più di un quarto, non sembrerebbe tanto poco, certo, ma dipende dalla politica che tu vuoi fare come Stato. Se hai in mente espressamente o implicitamente che l'Italia sia una potenza e che debba armarsi come le altre potenze, allora può darsi che il 27% non basti più per difendersi, assicurare la difesa e la pace, e invece il 27% potrebbe andare bene. E allora qui naturalmente non può che scatenarsi il conflitto delle visioni politiche del paese. Quindi i nazionalisti, che per ora non sono molti, ma che cominciano a agire sulle opinioni pubbliche, dicono e scrivono e polemizzano da anni attaccando Giolitti, l'Italia giolittiana, perché non dà abbastanza soldi all'esercito, alla marina e dalla guerra di Libia in poi anche all'aviazione. Nella valutazione di Giorgio Rochat non è vero che fosse poco, si tratta appunto di commisurare a quanto danno gli altri paesi e a che tipo di politica si vuol fare. Un'altra informazione, si parla spesso di esercito contadino e quindi di esercito sostanzialmente analfabeta. L'analfabetismo in senso stretto lo possiamo calcolare intorno a un terzo. È anche per questa ragione che quando qualcheduno ha cominciato a cercare lettere, diari e memorie popolari, li ha trovati prima e ne ha trovato di più tra gli italiani d'Austria che non tra gli italiani d'Italia, per questioni di livello della scolarizzazione elementare naturalmente. Da un punto di vista di forza complessiva, l'esercito italiano corrisponde a circa la metà dell'esercito francese, per fare un rapporto quindi con un alleato. L'esercito. In compenso la marina si può considerare superiore
alla Marina Austro-Ungarica. Quindi non immaginatevi a priori un'Italia militarmente scalcinata, questo sì e no dipende, intanto se vogliamo ragionare del 1915 o del 16 quando la produzione è entrata in azione e poi il confronto che vogliamo fare. Nel luglio del 15, dico luglio perché? Perché secondo i presupposti offensivisti, Cadorna avrebbe dovuto guidare una rapidissima offensiva verso Lubiana subito, già nel maggio e nel giugno del 15. Invece tutto sommato possiamo considerare il luglio come la vera messa in movimento dell'esercito italiano. E naturalmente ci si è chiesti perché si sia perso un mese e mezzo circa. Uno sbaglio gravissimo o uno stato di necessità, in ogni caso, con delle conseguenze importanti, perché in quei primi tempi l'Austria-Ungheria non aveva in linea ancora molti militari e quelli che aveva erano tendenzialmente anziani o giovanissimi. Le truppe migliori erano sul fronte orientale contro la Russia. Allora, se assumiamo il luglio come il mese iniziale, in certo senso, allora le cifre sono queste. Nell'esercito italiano ci sono 17.000 ufficiali di carriera e 21.000 di complemento, quindi fin dal principio sono di più quelli di complemento, quindi i giovanissimi, che con un corso preparatorio destinato ad alleggerirsi via via, man mano che bisogna effettuare un ricambio, si aggiungono a quelli che anni e anni prima hanno scelto di fare il militare di professione. Teoricamente i professionisti avrebbero dovuto costituire l'ossatura di questo esercito come degli altri, teoricamente e anche operativamente, però questo nuovo tipo di guerra consuma rapidissimamente il materiale, anche il materiale umano. E quindi c'è bisogno di ufficiali sempre nuovi. E quindi l'equilibrio che già in partenza vede ufficiali di complemento in maggior numero di ufficiali di professione, ma l'equilibrio è destinato a cambiare ulteriormente a vantaggio degli ufficialetti di complemento, che sono, abbiamo già detto una volta scorsa, sono i lettori del giornalino di Vamba, quando è andato bene. Vengono direttamente dall'università, dalla scuola, sono neolaureati, oppure sono stati strappati addirittura ai banchi. Allora, gli studenti del liceo, dell'università, boh, l'hanno sempre saputo, che sarebbero diventati sottotenenti e tenenti. Non era prevedibile, perché non era prevista una guerra così lunga, che diventassero ufficiali anche gli studenti degli istituti tecnici, o simili, insomma, delle tecniche. Andare alle tecniche non era precisamente un giudizio di valore paritetico rispetto ad andare al liceo. I figli della classe dirigente, i figli della borghesia, andavano ovviamente al liceo senza bisogno di particolari vocazioni a latineggiare. E quindi tutta una serie di letture che ci saranno già durante la guerra e poi, per esempio, Giuseppe Prezzolini, l'ex direttore della Voce, oppure Giuseppe Lombardo Radice, il grande pedagogista, l'aiutante di Gentile nella riforma della scuola. Ebbene, tutta una serie di letture del 1917, 18, 19 e dopo sottolinea fortemente la presenza di questi figli della media e piccola borghesia, che sono appunto i tenenti e i sottotenenti di complemento. Questa cerniera tra gli uomini del mestiere militare, ce ne sono più pochi, e
se sono partiti i capitani all'inizio della guerra, diventeranno maggiori, colonnelli e magari anche generali, perché c'è un'accelerazione straordinaria per effetto grazie alla guerra. No? Mentre invece, questo non succede di sicuro, tutt'al più diventano capitani quelli che sono partiti sottotenenti, non è che si diventi generali a partire dall'essere stati sottotenenti di complemento, è un'altra cosa, e questi sono gli ufficiali che vanno in trincea per davvero, questi sono i Lussu, questi sono gli Stuparich, e allora sono quelli su cui i lettori, i critici, gli storici dell'immediato della guerra, come quelli che vi ho nominato, raccontano come una cerniera assolutamente decisiva perché la guerra sia combattuta e vinta. Cioè, mentre l'elemento professionale è decisivo ideologicamente, oltre che tecnicamente, per un paese come la Germania, per la Prussia, poi Germania, no? La dimensione militare. In un paese come l'Italia si rivelerà decisivo più che la dimensione professionale, la capacità dei figli della borghesia di investirsi di questi ruoli di comando a diretto contatto con le truppe. Sì, no, forse, questi gli interrogativi. Quelli che vi ho nominati rispondono sì, sono stati capaci e dopo Caporetto si vince per questa ragione qui. C'è un grande libro costruito a ridosso di questa interpretazione che, se avete voglia di leggere qualche bel libro, mi permetto di suggerirvi. Adolfo Omodeo, grande storico del cristianesimo e di tante altre cose, tra cui appunto la guerra. Anche lui è un combattente, c'è un bel epistolario di lui con la fidanzata e moglie, pubblicato da Einaudi, ma io sto pensando in questo momento ai momenti della vita di guerra. Questo libro esce a puntate sulla Critica, la rivista di Benedetto Croce, tra la fine degli anni 20 e la prima metà degli anni 30, e alla metà degli anni 30 diventa un libro con questo titolo complessivo. Di che si tratta? Sono lettere di ufficialetti di complemento morti, tutti. Ecco, siamo in pieno fascismo naturalmente, negli anni in cui Omodeo concepisce questo libro, ed è una rivendicazione della dimensione risorgimentale, nazionale ma non nazionalista, della nostra guerra, della guerra del 15. Lo trovate da Einaudi, momenti della vita di guerra. Visto che mi sono messo a parlarne, vi dirò che quando io lavoravo sui vinti di Caporetto, andavo in cerca di tutt'altre cose che delle qualità etico-politico-militari della piccola e media borghesia. Andavo a vedere se Cadorna, Mussolini e Bisolati avevano detto il vero oppure no di fronte a Caporetto quando avevano detto forse è la rivoluzione, forse è la Russia in Italia. E quindi quando, e naturalmente leggevo Omodeo, ma mi trovavo di fronte sempre solo ufficiali, e poi c'è una nota di 4-5 righe, una nota in cui dice soldati semplici, nessuno, naturalmente. Perché? Perché il soldato popolo, il popolo soldato, non è che freno, materia. Materia su cui deve soffiare lo spirito. Omodeo era un idealista nel senso filosofico della parola, uno di quegli infelici intellettuali a metà tra Croce e Gentile, si divaricano nel momento in cui Croce diventa un leader dell'antifascismo liberale e Gentile è il contrario, no? Questa era una visione delle cose ovviamente superata da tanto tempo, però se ci dimentichiamo quella nota e non cerchiamo in quel libro quello che non poteva darci, cerchiamo quello che invece può e vuole darci, allora abbiamo la piccola e medio borghesia in grigio-verde, i ragazzi di 20 anni che riescono, erano sui banchi di scuola fino al giorno prima, a diventare i capi di alcune decine e qualche volta qualche centinaio di soldati,
molto spesso sono i contadini. Allora, la formula identitaria di questo rapporto credo che si possa esprimere attraverso una figura desueta, ma nella prima guerra, ma anche nella seconda, ancora viva, che è quella dell'attendente. L'attendente, avevano diritto, cioè l'ufficialetto si poteva scegliere tra i soldati un uomo che gli dava particolare fiducia e che stava vicino a lui, eccetera. Io mi ricordo l'attendente di mio padre che quando ero bambino mia madre presentava come la Maria di papà. Questo era. Ecco. Insomma, capite che dal punto di vista dei rapporti di classe che gli ufficiali, anche microborghesi della Prima Guerra Mondiale, avessero il diritto di avere una loro Maria, beh, dice molte cose. E infatti nel primo dopoguerra ci sono alcuni romanzi di Oietti, di Panzini, eccetera, ispirati alla stupefazione proprietaria perché nel 19, nel 20, nel 21, prima che arrivi il fascismo a rimettere le cose a posto, gli ex attendenti, che sono poi i contadini, ex soldati, pretendano cose inaudite, per non dire le loro figlie, alcune delle quali comincia a mettersi le calze di seta. Nei romanzi di Oietti, di Panzini, 19, 20, 21, c'è questo scandalo per questo soprassalto nei rapporti di classe che invece la figura dell'attendente, guardate che era una cosa molto seria, questo rapporto affettivo, non solo di convenienza, c'era pure la convenienza naturalmente, l'attendente godeva di certi privilegi, poteva fare una vita più facile. Però quante volte abbiamo la testimonianza di un aiutarsi vicendevolmente anche nell'ora della morte, ricercando il vivo, il corpo del morto. Ecco, sono cose che prescindono a questo punto dal rapporto di classe e diventano un rapporto d'ordine personale moltiplicato naturalmente per chissà quante volte. Nei 10 mesi dell'attesa, il divario tra i due eserciti contrapposti, quello italiano e quello austro-ungarico, invece che diminuire, era cresciuto. Strano. La spiegazione che si può dare è questa, che l'Austro-Ungheria ormai era in guerra e ragionava sulla base dell'esperienza, quando incrementava la produzione delle fabbriche per produrre armi e tutto quello che poteva servire. Mentre l'Italia, che non era ancora in guerra, ragionava con parametri ancora da tempo di pace. Deve entrare in guerra per capire che c'è bisogno di molte più mitragliatrici di quanto non si sapesse. E così. Dico mitragliatrici perché si rivela la regina delle battaglie. È anche l'elemento più caratterizzante di questa guerra, che perciò diventa una guerra anonima e spersonalizzatrice, perché due soldati dietro la mitragliatrice possono far fuori decine, centinaia di soldati che vengono avanti. Siamo lontanissimi da qualunque barlume di antica guerra cavalleresca nel mondo delle mitragliatrici, dei cannoni di grosso calibro, dei bombardamenti, dell'aviazione. Gabriele D'Annunzio è un'eccezione, fa cinema, fa teatro. Per il tempo libero della fanteria che sta in trincea non è male poter assistere a qualche bel duello aviatorio a poche decine di metri sopra. E D'Annunzio assicura, lui, Baracca, assicurano questo spettacolo, ma non è la guerra normale. Allora, nei 10 mesi dell'attesa il divario fra Italia e Austria si accentua. Proseguiamo in questa descrizione sintetica dell'esercito italiano di fronte a quello austro-ungarico. L'Italia ha 4 armate e Cadorna le dispone così. Una, la prima,
è quella del Vicentino e degli Altopiani, quindi dal Vicentino verso Trento, salendo su verso Altopiano. È la prima armata. Ad essa vengono assegnati compiti difensivi. Chi ha in mente un pochino almeno la cartina, la mappa, la geografia alla partenza della guerra, sa che il confine del 1866 era così brutto dal punto di vista militare perché l'impero si spingeva giù con questo cuneo ben dentro l'Italia, ben dentro la pianura veneta. Allora lì si trattava semplicemente di impedire che gli austro-ungarici scendessero giù in pianura, contenendoli. L'anno prossimo, quando parleremo della Strafexpedition, vedremo al contrario gli austro-ungarici venire verso Altipiano d'Asiago dal Trentino e quindi spostarsi in avanti senza riuscire poi a scendere in pianura. E questo avviene anche perché i generali che comandano questa prima armata non sono contenti del piano difensivo che il comando supremo gli ha attribuito, vogliono una guerra più dinamica e quindi hanno collocato l'artiglieria e le truppe troppo avanti, cioè avendo in mente i comandi in subordine una guerra offensiva che non è prevista invece per la prima volta dal comando supremo. La Strafexpedition è anche il frutto di questo equivoco. Così come succederà, è un anticipo di quello che succederà tra comando supremo e seconda armata, cioè Cadorna e Capello, a Caporetto. La seconda armata aveva collocato l'artiglieria e le truppe troppo avanti per una guerra ancora più offensiva di quella che era stata immaginata comunque per la seconda e per la terza armata, che sono le due sul Carso. Mentre la quarta è l'armata del Cadore, che è una specie di via di mezzo tra i compiti della prima e i compiti della seconda e della terza, la Carnia. Per cui essere mandato per un soldato, essere mandato a fare servizio militare o nella prima o nella quarta, era meglio, era più rassicurante. Così come in generale la guerra di montagna è più rassicurante, insomma si muore meno che non in Carso. D'altra parte, la guerra in Carso, la guerra della seconda e della terza armata, terza in modo particolare, quella del Duca d'Aosta, è quella che maggiormente assomiglia alla guerra che stanno facendo gli altri eserciti nelle grandi pianure dell'est e dell'ovest. Lo specifico della guerra italiana è proprio tutta questa guerra in montagna. Fanno fatica i generali, i politici, l'opinione pubblica degli altri paesi a capire le difficoltà della guerra in montagna. Ragionando semplicemente in termini di numeri, sembra una guerra minore. Ed è venuto il momento di introdurre, proprio a questo proposito, una citazione da Scene della guerra d'Italia, di Trevelyan. È un libro uscito nel 1919 e appena ristampato dall'edizione di Storia e Letteratura. Questo grande storico inglese, specialista di storia risorgimentale italiana, autore di tre libri su Garibaldi, aveva comandato una sezione di autoambulanze per tutto il tempo della guerra, per 3 anni e mezzo, sul fronte italiano, autoambulanze inglesi. Allora lui, specialista di storia italiana e cronista dal vero, dall'interno della guerra, ha una posizione d'oro per far conoscere la realtà delle cose, cioè che esiste un fronte specialissimo che è il fronte italo-austriaco, dove la guerra si combatte in montagna e si combatte in maniera diversa, come tipo di armamenti, come tipo di azioni, anche come tipo di truppe, gli alpini. E gli alpini dall'altra parte. Una citazione dal Trevelyan.
di carattere generale sullo stato delle cose nei primi mesi di guerra. Tenete presente appunto che lui agisce da ufficiale con le autoambulanze, quindi il rapporto diretto che ha è con i feriti, i morti, i malati. E qui con il colera. La pagina che ora vi leggo ha a che fare con una epidemia di colera. Nel novembre, poiché comunque l'offensiva continuava sempre e sempre rinnovata, le nostre ambulanze lavoravano anche lungo la strada verso San Floriano, centro dell'artiglieria italiana, per raccogliere i pazienti dai posti di medicazione e dai luoghi di concentramento per colerosi stabiliti al fronte e distrutti dal fuoco nemico uno dopo l'altro nel corso di quel mese. Il colera, partito in questa zona dalle trincee nemiche, era al suo acme. Le vittime spesso entravano in agonia dopo 48 o 24 ore e la battaglia infieriva incessantemente. C'erano vasti acconci lazzaretti nella pianura, ma il difficile stava nel trasporto dei feriti giù dalle colline, con le vie in quelle condizioni, e dato il numero delle automobili assai ridotto per lo stato stesso delle strade. Su al fronte era impossibile provvedere ai malati. Ricordo che, entrato in una chiesa, mi trovai solo fra 20 uomini distesi al suolo in atteggiamenti che non lasciavano speranze. Guardando più attentamente mi avvidi che 15 erano già morti di colera e i restanti erano già tanto vicini alla morte che più non volgevano gli occhi in cerca di soccorso. I simboli della fede sovrastavano quel silenzioso lembo del pavimento d'inferno. C'era ben poco del clamore e delle glorificazioni del 24 maggio in questi spettacoli. Ricordo una carrettata di quei miseri infettati appena giunti a uno dei lazzaretti gridare con amaro sarcasmo «Viva la guerra!» e imprecare a quelli che vi avevano spinto l'Italia. In quelle notti di fango e di sangue sulla cima di San Floriano percepii per la prima volta la sorda corrente dell'ostilità alla guerra serpeggiante fra i soldati contadini, valorosi d'altronde nel combattimento e coraggiosi nel sopportare incredibili privazioni. Mi chiedevo, con un triste presentimento, se avrebbero resistito un altro anno. Ma essi hanno resistito per 2 anni ancora prima di Caporetto e si sono ripresi. Non tanto Caporetto, quanto la loro pazienza e la loro riscossa hanno bisogno di essere spiegate. Per tenere insieme l'esercito non occorreva un terrorismo pari a quello che reggeva l'esercito austriaco, perché nonostante un'educazione politica assai difettosa e paralizzata da influenze nemiche, il contadino italiano ama in fondo il suo paese ed è tenace e resistentissimo nel corpo e nell'anima. Celeberrima frase questa di Trevelyan, questo inciso spesso citato a parte, se non ad arte, e cioè non tanto Caporetto quanto la loro pazienza, la loro riscossa hanno bisogno di essere spiegate, cioè che Caporetto sia venuta tardi rispetto a quello che si poteva pensare. In realtà Trevelyan non intende affatto raccontare uno scollamento disgregativo del popolo rispetto alla condizione militare. Le operazioni del 15, terzo paragrafo, diciamo. Vi ho già detto che si crede ancora che la guerra finirà presto, entro l'anno, e dunque bisogna attaccare. L'attacco frontale è d'altronde la pubblicazione più importante dello stesso Cadorna. Aveva scritto un certo libretto rosso. Vi ho già detto che solo in luglio comincia veramente l'offensiva, anche perché solo in luglio la mobilitazione, uso il termine tecnico, dei militari si può considerare compiuta. Ci volevano un sacco di settimane per compiere una mobilitazione, a maggior ragione se la mobilitazione era stata prevista da tanto tempo in senso contrario.
come vi ho detto, avanzano stando quasi fermi nelle prime settimane, per una serie di ragioni. Probabilmente il controspionaggio austro-ungarico è riuscito a persuadere lo spionaggio italiano che ci siano dei pericoli, degli agguati, per cui non si può andare avanti a tutta velocità, bisogna avanzare con prudenza. Poi c'è il problema, c'è la sorpresa che tanti diari e memorie ci raccontano. Non andiamo a liberare territori italiani. Allora com'è che non capiamo niente quando parlano? 70.000 sloveni vengono internati. Non che abbiano fatto niente, ma questo è quello che avviene dei civili da una parte e dall'altra. Accade anche ai trentini di essere internati. È una misura preventiva. Anche l'altopiano viene sgombrato ben presto. È una misura preventiva che non ha a che fare con il comportamento dei singoli. E, nei confronti dei singoli sloveni, considerati sospetti e magari spie e traditori, qualche volta si ricorre anche alla misura drastica della fucilazione. Ci sono delle fucilazioni in questa avanzata a passo ridotto. E c'è anche così diffusa questa sorpresa di non trovarsi accolti con entusiasmo, di trovare cioè un paesaggio umano più variegato, non così italiano e patriottico come si era potuto raccontare prima di incontrarlo per davvero. Nell'autunno di questo primo anno di guerra, nell'autunno del 15, l'esercito austro-ungarico sul fronte italiano è pari alla metà di quello italiano. Vi leggo un pezzo di Rochat dal nostro libro. Come è fatto l'esercito austro-ungarico? Sapete che la caratteristica dell'impero è di essere plurinazionale e dunque lo è anche l'esercito. Il problema è la gestione di tutta questa gente che parla lingue diverse, che ha tese diverse, eccetera, eccetera, non è piccolo. In genere gli italiani non vengono mandati contro l'Italia. E comunque gli italiani sono pochi rispetto all'insieme. Ecco i numeri. Nell'esercito austro-ungarico del 14, su 1.000 soldati, 267 erano tedeschi, 223 ungheresi, 135 cechi, 85 polacchi, 81 ruteni, 67 serbi e croati, 64 rumeni, 38 slovacchi, 26 sloveni, 14 italiani. 14 italiani rispetto a 267 tedeschi. Gli ufficiali effettivi erano tedeschi e poi ungheresi. Dunque non era il regno dell'uguaglianza, era il regno della disuguaglianza e del sospetto. La scommessa dell'ideologia austro-ungarica era proprio l'impero multietnico. Francesco Giuseppe, che quando comincia la guerra fa il manifesto in varie lingue indirizzandosi ai miei popoli, al plurale. Risaputo quindi che fossero popoli al plurale, ma l'idea è quella di un'istituzione imperiale che li possa far stare insieme. Ma è dal 1848, se non da prima, anzi, che l'Italia morde il freno e anche altri popoli via via l'hanno fatto. Fino a quando gli ungheresi non sono stati associati al comando, nel 48 anche gli ungheresi erano stati importanti. D'altronde Metternich era stato mandato via da Vienna, cioè anche dagli austriaci. Non è soltanto, non dobbiamo ridurre la questione dell'impero alla dimensione etnica e nazionale. Ovviamente è anche una questione di linee politiche diverse, di ordine o di liberalismo, Parlamento, Costituzione.
Allora, come mai, se l'esercito austro-ungarico è circa la metà, tiene lo stesso in questi mesi e quindi gli italiani non arrivano affatto a Lubiana, tantomeno a Vienna? Rochat ritiene che ci siano tre fattori da tenere ben presenti. Intanto la posizione superiore, ci si difende meglio in una guerra difensiva, si sia più in alto, e gli austro-ungarici erano più in alto. Fosse pure il ciglione del Carso, potevano anche essere poche decine di metri, ma comunque dall'alto ci si difende meglio contro quelli che devono attaccare e dunque devono uscire dalla trincea, scoprirsi e andare al fuoco. Poi l'artiglieria nel 15 è meglio quella austro-ungarica. Per esempio, sul piano delle mitragliatrici, l'Italia ne ha due per reggimento e l'Austro-Ungheria due per battaglione. Come di solito ci sono tre battaglioni in un reggimento, la differenza è di tre, 1-3. L'artiglieria quindi quantitativamente e anche qualitativamente migliore per il momento, sto parlandovi del 15, non generalizzate, non stiamo parlando del 15-18, stiamo parlando del 15. Poi le cose cambiano, ma in questi primi mesi la capacità degli italiani di andare avanti non c'è perché, benché i soldati siano di più, l'armamento è peggiore, le condizioni dell'esercito austro-ungarico sono migliori e in più, oltre che stare più in alto, hanno anche fortificato la roccia. Hanno avuto il tempo di preparare le trincee e i forti. Vabbè, i forti li hanno fatti anche gli italiani. La fanteria era buona, dice Rochat. Mancavano mitragliatrici e cannoni. Cioè non era all'altezza della qualità umana l'armamento. Però nella guerra del 14-18 l'armamento, se non è tutto, è gran parte di ciò che serve. Dopodiché, uscendo anche dal 15, guardando più in generale le cose, l'esercito italiano riesce nel giro del primo anno di guerra a pareggiare i conti. E siccome siamo ormai nell'ambito che si va rivelando guerra totale, questo significa che il sistema Italia ce la fa a sostenere l'esercito italiano. Non è che l'esercito possa essere scorporato dall'economia. Quindi vuol dire che la Fiat, l'Ansaldo, l'Ilva, la Caproni, tutte quelle che producono per la guerra, si mettono nel giro del primo anno in grado di produrre tutto quello che serve. All'inizio tutto va comprato all'estero, magari ci sono ancora vecchi Skoda, oppure si lavora con i brevetti del nemico o i brevetti dell'alleato. Nel giro di pochissimo tempo sorgono, per esempio, fabbriche di aeroplani da tutte le parti. Sarà un problema nel 19 trovarsi ad avere un sacco di fabbriche che adesso non servono più, un sacco di aeroplani di troppo. Ma per ora sembra funzionare quello che dicevano sia i nazionalisti che i futuristi, che cioè non c'è niente di meglio di una guerra per accentuare il ritmo produttivo, la dissipazione, l'allegra, gioiosa dissipazione, una gioiosa macchina di guerra dell'economia militare, potremmo parafrasare così. Vedo che la storia militare vi stanca di più della storia politica culturale, a giudicare dai vostri volti ingrigiti. C'è qualche numero in più, c'è qualche cifra in più, che fare? Vogliamo fare la guerra senza armare l'esercito, dobbiamo pure. Insomma, questa volta è così, è così. Altro elemento. Guerra di montagna come elemento caratterizzante della guerra italiana rispetto agli altri fronti, in modo particolare per due armate su quattro, anche se anche la seconda e la terza hanno a che fare con rilievi montuosi più o meno alti, sostanzialmente dappertutto. Ecco, le grandi pianure, le battaglie non si combattono alla pianura padana, insomma, ecco. Per cui un po' dappertutto, cioè,
Vabbè, ma non ci sono mica alpini per tutti i fronti. Sugli alpini si potrebbe ragionare, se poi ci fosse una domanda appropriata potremmo farlo. Adesso parliamo di numeri. All'inizio ci sono 26 battaglioni alpini, diventeranno 85 nel 17. Dunque, molti di più. Praticamente ogni battaglione si triplica anche dal punto di vista dei nomi, monti, valli, eccetera. Nel 17 molti battaglioni alpini vengono persi per effetto di Caporetto e a questo punto non si possono più ricostituire nel numero di prima perché i depositi umani non possono più alimentare un numero congruo di battaglioni. Se il soldato alpino deve venire da certi luoghi dove si è abituati al passo e alla vita della montagna e in più non si fa politica, perché fin dalla fondazione degli alpini di questo si trattava, ebbene a un certo punto, tra il 17 e il 18, non ci sono più questi luoghi. Adesso si può fare gli alpini venendo da tutte le parti d'Italia, ma allora non era così, era proprio una specializzazione consideratissima il soldato di montagna, da ogni punto di vista, anche per questo suo carattere apolitico. Mediamente parlando, è chiaro. Non tanto nel 15, e quindi non ne parlerò granché adesso, ma soprattutto nel 16 il genio si mette a costruire strade, sono quelle che vediamo ancora adesso, uno dei frutti più grandiosi della guerra, questo lavoro del genio. L'anno prossimo probabilmente allora vi leggerò certe pagine dello stesso libro del Trevelyan che oggi vi ho presentato, perché Trevelyan a un certo punto fa una classifica delle specialità e mette il genio assolutamente per primo. Dice, nessuna arma ha saputo costruire un simile sistema stradale così bello, così buono, in così poco tempo come il genio. E qui non ci sono soltanto gli ingegneri tornati dall'emigrazione, ci sono gli emigrati, gli operai tornati dall'aver costruito ferrovie per tutta Europa, eccetera, eccetera. Ne riparleremo. Nel 15 ci sono le prime quattro battaglie dell'Isonzo. Concedendosi un guizzo lessicale, Rochat, nelle pagine che ho riletto per questo incontro, a un certo punto deplora che le battaglie dell'Isonzo si chiamino tutte 12 battaglie dell'Isonzo. Dice, ma sugli altri fronti cambiano nome ogni volta, per cui sembra che abbiano fatto un sacco di battaglie, anche se sono a poche decine di metri di distanza. Qui, chiamandolo battaglia di Isonzo, sembra quello che in parte è per davvero, ma insomma si accentua lo star fermi. Siamo sempre lì, è sempre l'Isonzo, la dodicesima sarà Caporetto, la dodicesima battaglia di Isonzo. Ce ne sono quattro nel 1915, cioè nel secondo semestre del 15, che non portano a grandi spostamenti. Allora, come funzionava? Abbiamo questi ultimi 10 minuti e non so se riuscirò a leggere tutte le citazioni che volevo fare, ma forse sì. Allora, due sarebbero appunto da Rochat, un discorso di tipo tecnico. Come funziona la battaglia? La prima cosa che ci dice, neanche se fosse Tolstoi, dice, una battaglia non è raccontabile, perché si frantuma in una serie di episodi. Raccontare la battaglia è impossibile perché si frantuma in 100 assalti settoriali uguali nelle linee generali e sempre diversi nei particolari concreti. Ogni volta l'attacco è preceduto da una preparazione d'artiglieria affidata soprattutto ai pezzi da 75, perché quelli medi e grossi sono rari nel 15. E con poche munizioni. Reticolati e trincee austriache hanno quindi pochi danni, perché il 75 non va bene per produrre i risultati che si vorrebbero. La fanteria italiana va all'attacco in formazioni compatte, subisce il fuoco delle mitragliatrici e dei cannoni, si arresta dinanzi ai reticolati, rifluisce indietro, ritorna all'attacco. Talora riesce a superare il reticolato e a raggiungere la trincea austriaca, dove però deve sostenere ripetuti contrattacchi. Altre volte si aggrappa al terreno,
costituendo una linea precaria di mucchietti di pietra e sacchetti di terra sottoreticolati come base per nuovi attacchi, oppure ripiega sulla trincea di partenza. L'azione prosegue fino all'esaurimento delle forze dei reparti. Viene ripresa con nuove truppe e continuata con la rimozione dei comandanti che non mostrano sufficiente durezza. Poche righe, ma ci dà una concreta idea di queste battaglie che praticamente stanno ferme, sur place, sul posto. A questo punto Rochat segue le sorti di alcune brigate specificamente. Racconta che cosa succede della brigata Casale, della brigata Lombardia, della brigata Sassari. Io ho scelto di leggere le righe che riguardano la brigata Casale. In un mese e mezzo la brigata Casale registra 2.822 perdite, circa metà della sua forza, tra cui 86 ufficiali, cioè i due terzi. Allora, metà della sua forza, ma due terzi di ufficiali. Vuol dire che gli ufficiali non muoiono di meno, possono anche morire di più in determinate circostanze come questa. E mancano i dati sugli ammalati, che si contano certamente a centinaia. In dicembre si torna all'attacco cosiddetto metodico. A fine anno la brigata Casale va a riposo nelle retrovie, con l'ordine di impedire ai soldati di rilassarsi. In tutto il 1915 ha fatto 7 mesi di trincea e 9 giorni di riposo. E ha perso 154 ufficiali, cioè più della forza iniziale, e 4.276 soldati più gli ammalati. Sono numeri straordinari, non è che per tutti i reparti le cose andassero così, dipende dove un reparto viene mandato, ci sono, vi dicevo prima, fronti dove si muore meno, essere mandati in montagna è meglio che essere mandati sul Carso. La Guardia degli Alpini mantiene qualche parvenza più umana, sono meno, si conoscono, i luoghi sono più riconoscibili, magari conoscono anche i dirimpettai nemici, magari ci sono conosciuti in emigrazione, e c'è, per i friulani può avvenire di incontrare più facilmente per i veneti. Vorrei chiudere con Guerra del 15 di Gianni Stubaric. È una delle grandi letture che vi suggerisco, se già non lo conoscete. Gianni è proprio come ve lo pronunzio, con una N sola. E Stubaric naturalmente finisce per CH. È un triestino. Lui e suo fratello Carlo sono irredenti, irredentisti, fuoriusciti, volontari di guerra, e tutti e due combattono al Cengio durante la cosiddetta spedizione punitiva nella primavera del 16, quindi qualche mese dopo. Naturalmente sotto falso nome, perché se l'Austria li prende, gli fa quello che fa a Battisti, a maggior ragione per il fatto che Battisti era anche un parlamentare. Allora viene il momento che stanno per essere presi i due fratelli, Gianni e Carlo, che sono in quel momento nei pressi del Cengio di Forte Corbin, a poche centinaia di metri di distanza. Gli austriaci avanzano, bisogna decidere da farsi. I due fratelli decidono in modo opposto. Gianni rischia il riconoscimento, viene fatto prigioniero e per 2 anni sarà prigioniero degli austriaci, quindi ogni giorno a rischio di incontrare un triestino che è rimasto con l'Austria, tantissimi. Battisti verrà riconosciuto da un tenente Franceschini, non da un fon qualcosa, è accusato. Sono le spaccature tipiche dell'epoca, quando le identità nazionali corrispondono a delle scelte. E Carlo si spara, suo fratello si spara, all'ultimo momento. Chi va in alto piano trova un monumentino
più o meno nel luogo in cui si è sparato, e per tutta la vita ogni anno Gianni torna in quel punto. Dopo che nel 24 ha scritto uno dei suoi primi libri che si chiama Colloqui con mio fratello. Perché Gianni Stupalic è rimasto un liberale, non è diventato fascista come quasi tutti intorno a lui. Quindi lui può parlare solo con un morto, non si intende con nessuno. Guerra del 15 è il titolo che dà nel 1930 pubblicando il suo taccuino dei primi 2 mesi di guerra. Non abbiamo tutta la guerra di Gianni Stupalic, che era un vociano come formazione, uno dei vari triestini che vanno a studiare a Firenze per risciacquare i panni in arco, come Scipio Slata, per il grande amico che è anche il leader del loro terzetto, appunto i due Stupalic, Slata per il capo, Slata per l'autore del Mio Carso, 1912, bellissimo, uno dei grandi capolavori della letteratura vociana, diaristica, autobiografica. Lui è il leader non solo dei giovani triestini, ma ancora di più delle giovani triestine, perché Scipio era bellissimo. Ed era un leader carismatico. Muore subito, come Renato Serra, subito, nelle prime settimane di guerra. Anche lui volontario, insomma, uno dei pedaggi pagati alla scelta di fare la guerra. Allora, riesco a leggere 2 o 3 di queste citazioni. Non siamo sul Cengio in queste prime settimane di guerra. Siamo in Carso, zona Monfalcone, proprio davanti alla sua città. Quindi un luogo simbolico e terribile, dove si consuma anche in parte la sua immedesimazione di combattente. Tra le cose che racconta è che si era messo la camicia rossa sotto il grigio verde, ma gli passa presto e se la toglie. Il senso di irrimediabile passività che si prova stando qui ad aspettare i colpi del nemico fiacca i nervi più di qualunque fatica, più di ogni pericolo allo scoperto. Ho osservato parecchi dei miei compagni alle feritoie stringere il fucile e puntare gli occhi nel desiderio espresso nelle mani e sulla faccia come un furore di poter tirare contro qualcuno che avanzi, di uccidere pur di avere la sensazione d'agire, pur di liberarsi da questa tremenda passività forzosa. E ho capito il loro stato d'animo, perché l'ho provato anch'io. Certe volte verrebbe la voglia di distruggere con le nostre mani queste trincee e di dire succeda quello che deve succedere, ma all'aperto, eretti, con gli occhi che vedono. Ma poi, a ogni sibilo che si avvicina, ci si rintana, ci si raggriccia e la trincea non sembra mai abbastanza salda e ben fatta per proteggerci. Seconda citazione, sono 3 in tutto. Qui siamo esposti, ma ecco, avanziamo e dopo breve cammino sprofondiamo fino alla cintola in un fosso. È la trincea. La trincea è ancora calda dei corpi che l'hanno abbandonata da poco per scendere all'assalto. È come un letto dove altre creature umane, fatte come noi, con lo stesso tremito nella carne, hanno riposato e che ora, anche se forse per brevi istanti, ci accoglie e ci protegge. Non ho provato mai un sentimento così fatto di tenerezza come da vivo a vivo per questa povera, nuda terra sassosa e piena di ferite che ci dà riposo e protezione. E infine, chiudiamo con questo agghiacciante incontro. Odo provenire dal mucchio dei sacchetti dove sto appoggiato uno strano fruscio. Anche prima mi era parso che qualche cosa si muovesse dentro o dietro i sacchetti e avevo pensato ai topi, ma ora il fruscio si accompagna con un movimento come di frana. Esso è ancora molto leggero,
ma non vorrei che questo tratto di trincea rovinasse, lasciandoci completamente scoperti di fianco. Non capisco. Mi alzo in piedi. Strano. Ma d'onde proviene questo sospiro soffocato? Scosto un sacchetto e m'appaiono le lame di due baionette. Allargo l'apertura cautamente. Dei capelli, due teste accostate. Dei morti qua dentro? Le teste si girano. Mi si volgono in su due facce che mi rimescolano il sangue. Sto per afferrare quelle due teste per i ciuffi, scrollarle, tirarle fuori da quel nascondiglio vergognoso. Vigliacchi! I loro occhi mi fissano con uno spavento abissale, caotico. Le loro labbra balbettano senza parole. L'espressione di vigliaccheria che disumanizza le loro facce mi fa schifo. Oh, la paura è umana, la conosco. Quel ritornare bambini, quel bisogno di rifugio, di protezione, quel grido interno di aiuto, mamma mia! Ma codesta non è paura, è dissolvimento. Come hanno potuto questi due soldati isolarsi, credere di farsi per sempre un rifugio di vita in mezzo alla morte, nascondendosi e seppellendosi sotto un mucchio di sacchetti di terra? Ho un sospetto che siano da pochi quassù, venuti forse con gli ultimi complementi. Il panno delle loro divise è ancora lucido e nuovo. Forse sono stati storditi dal terribile fuoco di ieri. Un sentimento di pietà mi si mescola al primo senso di schifo. Li lascio stare. Ma prima di riaccovacciarmi, a bassa voce, in tono di minaccia, dico loro: meritereste d'essere denunciati al capitano. Ma ricordatevi, appena ci muoveremo noi, voi ci seguirete. Accennano di sì col capo e mi pare di veder distendersi i loro volti in un'espressione di sollievo. Ci fermiamo qui. Grazie. Allora, chi comincia? Il vigile? E ormai non è più un volontario, è un iscritto, un richiamato. Ma ho pensato fosse tecnicamente di vedere le cose, cioè intanto appunto come opera è costretto a operare l'esercito nostro, è già stato accennato, gli altri piani, Trentino, dobbiamo difendere, diciamo, evitare eventuali attacchi dall'altra parte e tutta la nostra offensiva deve svolgersi appunto oltre Bisonzo, Gorizia, Trieste, Lubiana, Vienna, perché sarebbe il colpo decisivo ipotizzatolo per cui. E poi che cos'è l'esercito nostro? I comandi, no? I comandi, è stato detto, si formano nelle accademie militari dove insegnano, no? Agli ufficiali che si attacca frontalmente a ondate successive e due terzi degli eserciti sono formati dalla fanteria. L'esercito, no? E i fanti nostri, che gente è? E gente che si parte e che si dice noi siamo una nazione giovane, appunto l'unità d'Italia è venuta quasi 50 anni prima, si può dire, non c'è spirito patriottico, non c'è idealità sul paese, sulla nazione. I militari devono essere indotti perché non hanno la volontà, se poi non so se si può dire. Però ecco, viene detto che altri paesi, a partire dalla Germania, dall'Inghilterra, meno l'Austria, un po' meno la Francia, ci sono tantissimi volontari perché sono paesi che hanno questo spirito giusto o sbagliato, il patriottismo che si configura. Poi il militarismo in tutti questi paesi è un asse portante della società. Società, scusate se mi allargo, che funzionano appunto la famiglia, la chiesa, la scuola, il servizio militare sono le strutture che formano l'individuo che deve essere chi comanda sempre ragione,
c'è l'obbedienza, diciamo, e concludo, questa cosa si verserà nella società nostra dove che verrà detto che si forma manodopera docile atta allo sfruttamento e lì appunto i militari ecco, funzionano. Ecco, mi sembra questo tecnicamente, diciamo, le cose erano di quelli. Ed ecco l'ultima, la variante che è stata accennata, vera decisiva, che come c'è stata l'industrializzazione, la rivoluzione industriale, la stessa cosa si riversa diciamo, negli armamenti, no? La mitragliatrice, la prima volta che viene impiegata in Europa, c'è la rivoluzione, per cui cambia tutta l'impostazione, no? Mandare i soldati all'assalto come si faceva nelle accademie, l'ultima guerra, quella del 70, franco-prussiana, quelle ancora di Napoleone, sono tutte cose che la rivoluzione, no? Che si introduce anche negli armamenti cambia del tutto, no? L'impostazione, ecco, mi sembrava l'aspetto tecnico di mettere in campo. Grazie. Qualche altro? Se posso, siccome mi si può aspettare le 17:18, volevo chiedere, dato che lei ha menzionato Eugenio, se possiamo comprendere tra le strade che ci sono restate anche quella di San Boldo costruita dal nemico, che è molto interessante secondo me. L'unità vi ispirava di più, dal punto di vista del numero e della certezza di avere interventi, devo dire che nel 2011 si andava sul sicuro, invece dal punto di vista dell'affluenza direi che siete assolutamente competitivi. E io fatico a decidere come posso rispondere al primo intervento, che ha messo molta carne al fuoco. È l'eterna questione naturalmente del rapporto tra governanti e governati, per dirla con una delle tante formule d'epoca, era un libro importante, governanti e governati. Ma non è che negli altri paesi, dalla Germania alla Francia alla Russia, non si ponga il problema di come governare un esercito di massa. Naturalmente ogni paese ha radici più o meno profonde di compartecipazione e di disciplina sociale. Ma per esempio la Germania ha compiuto il suo processo di unificazione cronologicamente in parallelo all'Italia. E se possiamo riconoscere delle risorse che precedono l'unificazione istituzionale collocabile nei secoli precedenti, questo lo si può fare sia rispetto ai territori tedeschi che si unificano nella Germania dando il maggior potere al più forte dei principi che nell'Italia, cioè quando continuiamo a ripeterci l'Italia è uno Stato giovane, diciamo il vero. Però Ruggero Romano ci spiega che però ci sono 2000 anni di paese dietro lo Stato nato da 50 anni. E, come dicevamo prima, la dimensione istituzionale è una cosa. Trento e Trieste non hanno questa dimensione istituzionale statuale italiana, ma la dimensione politico-culturale identitaria può anche essere un'altra e spingere in direzione di una statualità italiana che non c'era mai stata. Quindi è vero, e però non è tutta la verità il ripeterci la gioventù del paese Italia, perché non c'è solo gioventù, tant'è vero che il processo di unificazione nazionale è stato battezzato perché risorgimento, nel presupposto che l'Italia in realtà ci fosse già. E si trattasse di risvegliarla, una terza Italia, una terza Roma, dopo 2000 anni con alti, altissimi anche, e bassi. No?
Solo che a questo punto c'è una guerra che non si è mai combattuta, questo è vero anche per gli altri paesi, però che c'è la coscrizione obbligatoria adesso. E allora dobbiamo andare in cerca di specificità, che cosa c'è oppure che cosa non c'è, che negli altri paesi invece c'è oppure non c'è, cose che giochino a favore o cose che giochino contro. Ci sono delle specificità. Beh, Roma è la capitale dello Stato e contemporaneamente della Chiesa. Questo non succede da nessun altro paese. Allora diventa decisivo la linea generale della Chiesa Cattolica, cioè del possibile antistato incistato all'interno dello Stato. Abbiamo una smobilitazione e rimobilitazione all'incontrario da parte della Chiesa che sta avvenendo proprio allora. Guardi Libia, 11-12, grande guerra. In quegli anni lì la Chiesa decide di non giocare più contro lo Stato liberale, ma di avere compiuto abbastanza il lavoro di erosione dall'interno e di potersene quindi impadronire facendolo diventare guelfo. Questa è la linea. Naturalmente questa linea non può non scontrarsi con linee che ci sono da decenni e che non possono sparire d'un tratto. Ecco, questa è una cosa tipicamente italiana. Un'altra cosa tipica dell'Italia è che lo Stato è nato senza e contro la Chiesa. Questo, anche se la Chiesa può cambiare idea proprio in questi anni, però la storia è stata questa. E il senso di incertezza da parte dello Stato e dell'esercito non può non esserci. Aggiungeteci il Partito Socialista Italiano, che ha una linea più problematica e complessa da quella della maggior parte degli altri partiti socialisti e delle altre socialdemocrazie. E proprio perché è più coerente, relativamente più coerente degli altri a ciò che aveva sempre detto di voler fare, proprio per questo è più inquietante dal punto di vista della tenuta dell'esercito. Il né aderire né sabotare, questa è la linea. Né aderire né sabotare. Allora, se c'è meno consenso che in Francia o che in Germania, ci vorrà più disciplina e più ubbidienza. Allora io questi tre incontri del 15 li ho orientati proprio nel senso di una rivalutazione tecnica, non una rivalutazione da altri punti di vista, ma una rivalutazione del peso che può aver avuto proprio la dimensione della disciplina, a partire dal fatto che il governo è di centrodestra, non è di interventisti, è di liberal conservatori, è di uomini d'ordine, è di triplicisti, tutti e due ministri degli esteri, San Giuliano e Sonnino, Salandra, Cadorna, la maggior parte dei generali, sono grandi ammiratori della Germania. Se avessero potuto quantomeno fare la guerra solo all'Austria e non alla Germania, ben volentieri. Ma vi ho parlato di Croce. Insomma, la triplice non c'è stata per nulla per un trentennio. Beh, insomma, questo definisce delle condizioni molto particolari. E però se bisogna caricare sul pedale dell'ordine e dell'ubbidienza, se restiamo nel 15 questo potrà funzionare. Se entriamo nel 16 cominciamo, e le vedremo, ad avere avvisaglie in contrario, e nel 17 ancora di più. Cioè l'esperienza, la grande esperienza collettiva che coinvolge milioni di persone come militari o anche semplicemente come civili che lavorano per la guerra, dimostra che la disciplina, la passività, la rassegnazione, il fatalismo, aspettiamo che passi, come dicevano sia Croce che Gemelli, e tutto questo sono fattori molto importanti, ma alla fin fine conta anche il morale. E il morale richiede anche forme di compartecipazione.
questo, perciò lo dovremo svolgere negli anni a venire. Per quanto riguarda poi le strade, va da sé che la contrapposizione è anche tra genio e genio, tra specialità e specialità, tra ingegnere e ingegnere, architetto e architetto, operaio e operaio. Se andiamo a vedere le strade che ancora ci permettono di camminare sul altipiano dei sette comuni, beh, è solo leggendo la guida che sappiamo se è stata a suo tempo costruita dagli italiani o dagli austriaci. Il frutto a questo punto è in Italia, ma a suo tempo naturalmente ci fu anche l'azione dell'avversario. Qualcun altro ha avuto, gli è venuto la voglia di parlare? Prego, venga, venga. Se fosse possibile approfondire la personalità del contadino soldato e nel senso delle motivazioni, se ce ne fossero state, contadino soldato ma anche alpino, e la sua differenza che prima lei aveva accennato. L'esercito italiano è un esercito contadino. Non che in età giolittiana non ci fosse stata l'industrializzazione, ma una buona parte degli operai servono in fabbrica e quindi vengono esonerati. Questo può anche essere letta come un'operazione non solo giustificabile nel presente, ma politicamente utile nel futuro prossimo. Nel senso che invece che facilitare l'alleanza tra operai e contadini, come si vorrebbe a sinistra e come qualcheduno teorizza a sinistra, pensate ai quaderni del carcere di Gramsci, viceversa si accentua la divaricazione. Perché è facile trovare le prove nel 15-18 di una rabbia invidiosa da parte del contadino che fa il militare e che rischia nei confronti dell'operaio che invece è rimasto in fabbrica e magari il contadino soldato può figurarsi altissimi salari che generalmente non c'erano, ma comunque insomma l'invidia c'è già a prescindere dai salari per il fatto che l'operaio non rischia. D'altra parte più erano specializzati gli operai, più erano protetti dai loro per dire padroni, dai loro datori di lavoro che naturalmente ne avevano bisogno per una buona organizzazione del lavoro in fabbrica. Se però si dava, come in particolare a Torino si danno, delle agitazioni, delle dimostrazioni e quanto è possibile addirittura di sciopero in tempo di guerra, allora la minaccia quale può essere? Ti mando al fronte. La minaccia poteva essere cioè quella di togliere l'esonero e quindi l'operaio, una volta che gli si toglieva l'esonero, doveva andare a fare il soldato anche lui. Nel libro di Trevelyan, di cui prima mi sono servito, si accetta l'opinione che allora nel 17-18 serpeggia, e lui scrive tra il 18 e il 19, che un certo numero di operai scioperanti dei fatti di Torino dell'agosto 1917 per punizione sarebbero stati mandati al fronte e per incuria e insipienza dei comandi si sarebbe trovato esattamente nel punto in cui si sarebbe creata la falla di Caporetto. Non credo che nessuno abbia mai potuto provare questa cosa, così come le atrocità dei tedeschi in Belgio, ma le cose possono essere vere quando appaiono verosimili. Allora, tra le verosimiglianze d'epoca c'è anche questo, che gli operai facciano il male, socialmente parlando, come civili e possano poi aver fatto o comunque potrebbero desiderare di fare, perché sono socialisti, mentre i contadini non lo sono, potrebbero volere il male del paese gettando volontariamente le armi perché
sono socialisti, sono internazionalisti, andando oltre quello che dice il partito, che dice né aderire né a sabotare, perché se no sarebbe stato come un tornare indietro all'epoca in cui i socialisti anarchici stavano ancora insieme, verso il 1880. Il Partito Socialista era nato nel 92 proprio dalla separazione dagli anarchici, dalla scelta del lavoro di massa e organizzato al posto delle azioni di piccolo gruppo che possono anche esprimersi per attentati e per forme di sabotaggio. Allora, secondo molti, il mondo contadino poteva essere la grande risorsa dell'esercito proprio in termini di disciplina sociale acquisita attraverso i rapporti di forza nelle campagne, abitudini di vita passate di padre in figlio e che adesso potevano tornare buone anche in divisa. La passività, la disciplina, l'abitudine a essere comandati da altri, il fatalismo, tutte cose brutte se uno ha in mente la cittadinanza e se considera che nel 12 c'era stata la nuova legge elettorale, nel 13 avevano votato queste persone. È contraddittorio naturalmente esaltare la passività, la rassegnazione, il fatalismo, la plebe esotica che non sa nulla come fa Padre Gemelli. Ma infatti Padre Gemelli non è uno stinco di santo, forse sì, ma non della democrazia. E quindi lui teorizza per l'appunto l'analfabetismo come risorsa. Meno ne sanno di politica, meno sono cittadini, direbbe Gaetano Salvemini, direbbe un liberal democratico, direbbe un interventista democratico, ma meglio funzionano come militari, pensano sia Cadorna che Gemelli, e Gemelli è uno dei consiglieri appunto di Cadorna. Una delle grandi tematiche nell'attraversamento del 15-18 è proprio questo: chi aveva ragione? Basta o non basta l'ubbidienza alla disciplina cieca? Questa idea della disciplina cieca, no? Che trova addirittura il tecnico, lo psicologo che la teorizza, ed era proprio quello che questi generali avevano imparato in caserma, quello che insegnavano i sergenti e i caporali nell'educazione di caserma, la disciplina cieca. Sì, ma la Chiesa poteva dire, e i gesuiti? Non sono l'ordine più intellettuale a disposizione della Chiesa, eppure anche per loro può esserci la disciplina cieca che non viene vissuta come stato di inferiorità, ma come una forma di compartecipazione ad una causa. Allora, vabbè, il gesuita ci metterà un suo modo di vivere la disciplina cieca che naturalmente nessuno si aspettava dal contadino soldato. Il problema, come vi dicevo, è, ma insomma, fin quando dura questo e davvero funziona la disciplina cieca oppure no? Allora, il 16 e il 17 vengono attraversati, punteggiati dalle automutilazioni, dalle proteste, eccetera. Per lo più sono risorse di carattere individuale, uno si finge matto, uno si spara sulla mano o su un piede, uno scappa. Non c'è nulla di necessariamente significativo sul piano politico, sono operazioni di salvataggio improprio, individuale. Già l'ammutinamento è qualche cosa di più consistente, ma come si osserva in un anno sull'altipiano, un ammutinamento in cui le armi vengano gettate non sembra essere un passo sulla via della rivoluzione. La rivoluzione non si fa da disarmati, si fa armati. Ebbene, Caporetto tutt'al più vedrà un X numero di soldati gettare le armi, e sui perché ci si interroga da allora, ma gettare le armi, non certamente attaccare i comandi e neanche i politici come Orlando, lo stesso Orlando, ministro dell'interno, poi presidente del Consiglio, va in visita nei giorni, nelle settimane subito dopo Caporetto. E tra le cose che fa sapere a tutti è: io passavo, dice, in mezzo alle truppe, nessuno si sognava di farmi del male, di gridare qualche cosa, eccetera. Quindi una crisi, ma una crisi che rimane passiva e non si capovolge
in qualche cosa di politicamente attivo. Ma questo non è più 1915, fermiamoci qui. Buonasera.